è Re Costa. Ciao ragazzi, nel video di oggi vi porto un nome per ogni partita che si è disputata in questo ultimo turno di campionato. Ho evitato di mettere tanti nomi che magari sono andati a bonus in modo tale da evidenziare magari nomi che un po' possono sfuggire magari agli occhi meno attenti o a chi guarda magari solamente gli highlights delle partite. Ovviamente qualche nome da bonus c'è, ma ho preferito evidenziare nomi un po' più nascosti in questi match. E a metà del video vi faccio vedere anche il mio studio Serie A che ho messo nei gruppi Telegram degli abbonati e vi faccio vedere un po' come è andata. Poi ditemi voi anche cosa ne pensate. Ma passiamo subito al primo nome. Il primo nome che mi ha stupito è Augello. Occhio ad Augello, soprattutto se siete riusciti a prenderlo all'asta avete fatto secondo me un bel colpo. È vero, la sua media voto e fanta media voto non è ottima. Però occhio, perché nei match in cui Viola non è in campo ci calcia anche i corner. E li calcia veramente, veramente bene. Nella partita contro il Verona ha messo in porta, diciamo, comunque ha messo dentro dei cross veramente interessantissimi. Uno ci arriva Mina. Ecco, ci sono state diverse occasioni proprio grazie ai suoi corsi, sia da corner che da azione. E sta crossando veramente, veramente bene. E non è la prima partita che noto questo dettaglio. Vediamo quanto ha preso in questa giornata. Ha preso un bel 6,5. Ha preso un bel 6,5. Addirittura in alcune redazioni forse ha preso anche 7. Il secondo nome è quello di Daniel Maldini. Questa settimana non sono assolutamente d'accordo con il 6 dato da fantacalcio.it. Secondo me è un voto veramente veramente basso. Perché? Perché Daniel Maldini entra nel secondo tempo e crea un sacco di occasioni. È sicuramente uno dei più pericolosi del match. E poi, fatemelo dire, quel tacco che libera a rete, diciamo così, Milan Djuric è una bellezza per gli occhi. Anche solo quel gesto tecnico andava premiato. Ora, non gli vogliamo dare 7, non so per quale motivo, ma 6,5 glielo vogliamo dare. Ecco, quindi io qui avrei dato almeno il 6,5, se non addirittura il 7, perché se Djuric sfrutta quella palla gol, il Monza porta a casa 3 punti e metà del merito almeno era di Daniel Maldini. Lo so che in tanti diciamo non siete contentissimi del rendimento e ne abbiamo parlato anche nel video dei fantaconsigli per chi li guarda tutti. È un giocatore che però ragazzi è sempre pericoloso. Questa settimana Nesta ha deciso di mandarlo in campo solamente nel secondo tempo. Però lui ha fatto vedere che anche nel momento in cui magari l'allenatore decida di mandarlo in panca, lui entra ed è decisivo. Quindi occhio, mettiamolo sempre ragazzi. Il terzo nome, in Milan-Empoli ho messo Gabbia. Poi è ovvio ragazzi, qui si doveva parlare di Reinders. E per chi ha visto i fantaconsigli, settimana l'ho messo Reinders sia nei consigliati ma anche nella top 11 underdog. Reinders con una doppietta sicuramente un giocatore del quale bisognerebbe parlarne, però ovviamente metterlo in evidenza è banale perché comunque li guardiamo tutti le partite e si vede quando un giocatore fa bene. E io in quel video dico occhio perché un gol e due assist di Reinders sono veramente pochi per quello che sta facendo sia in campionato ma soprattutto in Europa. Ho detto anche che chi ha Reinders o me in un paio di fanta è sfigato, perché comunque tutti i gol che ha fatto in Champions ne poteva fare tranquillamente qualcuno più in campionato. E subito è arrivata la bella doppietta. Ma metto Gabbia perché secondo me ancora è un giocatore, non dico sottovalutato, però se guardiamo il rendimento di Gabbia, sicuramente tra i difensori del Milan in questo momento è il migliore. È vero anche che tante partite non le ha giocate, però ragazzi, come vedete, anche per un modificatore questi sono i voti di Gabbia.
e quando ha giocato lui, se andiamo a vedere, guardate quante volte il Milan è riuscito a fare clean sheet, cioè ha preso un gol con l'Inter, e con l'Inter ne potevi prendere anche molti di più, e i due contro la Viola. Giocatore direi anche da modificatore, e poi ha quel vizio del gol che non guasta mai. Il quarto nome è in Bologna-Venezia. Anche qui, ragazzi, è ovvio che quelli che si mettono maggiormente in evidenza sono Ndoye con la doppietta e Orsolini, che entra con una voglia di spaccare tutto e la partita, e la spacca effettivamente, perché anche grazie a lui, diciamo, la partita viene indirizzata, incalanata poi su un 3-0 finale. Ho messo Sam Beuk, ma perché anche nei fantaconsigli vi ho detto: se volete un 6,5 è lui che dovete andare a schierare, perché Beukema è un giocatore da 6,5 di media voto in casa, in trasferta invece fa molta più fatica. Come vedete, infatti, la media voto sua non è altissima, 5,92, ma in casa ha un rendimento incredibile. Anzi, possiamo anche andare a vedere, tranne il 6 in Bologna Udinese, poi ha fatto 6,5 in Bologna Empoli, 6,5 contro l'Atalanta, 6,5 contro il Parma, l'altro 6,5 in Bologna Lecce, poi tutte le altre trasferte, arriva in casa 6,5 in Bologna Venezia. Quindi capite bene che un difensore che in casa ti porta sempre un 6,5 è anche facilmente schierabile. In casa lo si mette, in trasferta magari, se si hanno alternative migliori, si va a pancare. Ma prima, ragazzi, di passare agli altri 5 nomi, vi voglio far vedere il mio studio Serie A. Avevo messo in Como Monza no bet, perché la partita delle 3 non mi piaceva tantissimo, anche se poi è uscita un po' come pensavo, perché per chi ha visto i fantaconsigli dove mettiamo il risultato esatto avevo messo 1-1 e poi effettivamente è finita così. Nella partita di sabato ore 18 avevo messo Milan 2-4 gol casa, quindi che il Milan facesse da 2 a 4 gol, e l'Empoli in trasferta 0-1 gol, quota 1,80 ed è uscita. Bologna-Venezia, anche questa letta abbastanza bene, non mi aspettavo diciamo un Bologna che facesse così tanti gol, mi aspettavo tipo un 2-0, al massimo 2-1, ecco, e comunque è uscita un'altra quota 1,70, 1-3 gol casa, 0-1 trasferta, quindi il sabato è andato bene. La partita letta male, anche se lì secondo me non per, diciamo, trovare delle scusanti, ma è decisa da Touré, perché se dopo 2 minuti, 3 minuti lasci la squadra in 10, è normale che poi la lettura della partita viene tutta sballata. Infatti avevo messo una vittoria dell'Udinese o una quota più bassa di 1-3 gol casa, 0-1 gol trasferta. Quindi questa, diciamo, è la partita in cui non è riuscito praticamente nulla. Parma Lazio invece è uscita a metà, cioè avevo messo il 2 a quota 1,80, però devo dire che non mi convinceva tantissimo. Infatti la domenica, quando poi ho fatto le altre schedine, non ho messo il 2 della Lazio, ma invece andavo a mettere 1-3 gol casa, 1-4 gol trasferta, perché comunque era 1,67. Pensavo che un gol il Parma lo potesse fare, io mi aspettavo tipo un risultato di 1-2, 1-3, ecco, e quindi ho giocato maggiormente la seconda quota. Quelli che vedete evidenziati, diciamo col giallo, sono i pronostici che mi piacevano di più. Infatti Torino-Napoli ho giocato tantissimo, il 2 a quota 1,80. Questo ovviamente, ragazzi, parliamo di sabato mattina, queste erano le quote, poi sono scese. E poi la seconda, che è uscita ugualmente, a una quota più bassa di 1,48, che il Toro facesse 0 o 1 gol, mentre il Napoli ne facesse da 1 a 4. E poi, beh, Fiorentina-Inter qui non si è giocata. Per quanto riguarda Lecce-Juventus, qui la lettura sbagliata era il 2 della Juve. Mi aspettavo una vittoria da parte della Juventus, che poi non arriva negli ultimi minuti. Anche qui poi ho giocato qui sia il 2, ma anche tanto 0-1 gol casa, 1-3 gol trasferta, perché mi piaceva comunque avere anche l'1-1 che poi è uscito.
che sostanzialmente altrimenti conveniva il 2, che era una quota più alta, però mi dava la possibilità di avere quell'1-1, che era secondo me il risultato, come dire, materasso, perché o vinceva la Juve o al massimo un pareggio. Ecco, non mi aspettavo uno 0-0, un alto direi 0-0 della Juve. C'era anche il terzo che non ho messo in evidenza perché era più difficile, in cui la Juve facesse due gol, cosa che poteva accadere a 2,55, ma quello non l'ho giocato alla fine. E poi Roma-Atalanta, avevo messo il 2, quota 2,20 ed è uscito, x2 più over 1,5 a quota 1,60 ed è uscito, Atalanta over 1,5 trasferta, quindi che l'Atalanta facesse almeno due gol. Che era quotato a 2. Questo è stato un po' il mio studio. Alcune cose non sono uscite, come il 2 della Juve, il 2 della Lazio e l'Udinese in toto, però tante invece sono riuscite. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente, ragazzi, questo non è un incentivo a giocare, ci mancherebbe altro. È solo uno studio che metterò nei gruppi Telegram, in modo tale che magari qualcuno possa trarre spunto per usufruire gratuitamente di questo, ecco. Anche perché non sono un tipster, infatti non metto mai nessuna scommessa, ho messo solo il mio studio Serie A perché guardando tutte le partite, secondo me, può essere un valore aggiunto. Passiamo a Zanoli, Udinese Genoa. Come dicevamo anche nello studio, ovviamente qui la partita viene sicuramente indirizzata dall'espulsione, direi ingenua, di Touré. Per chi ha visto i fattaconsigli, Touré era l'unico dell'Udinese che non aveva neanche 6. E io, ragazzi, faccio fatica a capire, come faccio nelle squadre a comprare dei giocatori, che effettivamente poi in campo, steccano ogni partita e comunque sono sempre titolari. Però qui ho messo Zanoli perché? Perché magari non è un giocatore che va a bonus questa giornata, però l'avrebbe meritato tantissimo. Devo dire che già la scorsa partita l'avevamo messo, diciamo, in evidenza. Infatti aveva preso un bel 6,5 in Genoa-Cagliari. Questa settimana porta a casa un bel 7 per il modificatore e occhio che con Vieira sembra un altro giocatore, è un giocatore che a me piace tanto perché è a gamba, è uno che va e forse meritava un po' più di fiducia che ora sta arrivando e questo può essere veramente un bel giocatore da qui in avanti. Poi passiamo a un giocatore banale stavolta perché fa gol, però Del Prato, ragazzi, è tanta roba. Io ieri mi sono rivisto il video che ho portato i primi di luglio su Del Prato. Vi ricordate quando nel titolo c'è scritto due nomi di neopromosse, spoiler uno è Dennis Mann e il secondo era Del Prato. E io vi dissi occhio perché magari tanti di voi sono in questo video a guardare questo video per Dennis Mann, che ovviamente era il giocatore, diciamo, più quotato dalla Serie B, quello più scontato. Però secondo me i professionisti avranno apprezzato Del Prato, perché magari Del Prato non era un giocatore che portavano tutti. E lo studio fatto su questo nome mi inorgoglisce, perché e devo dire anche che ad oggi ho sbagliato, nel senso che io nel video ho messo come gol potrebbe fare 2-3 gol in Serie A. Cioè, ben che vada o mal che vada, decidete voi, lui già è arrivato al massimo ai 3 gol. Molto probabilmente, direi anche orgogliosamente, supererà questa soglia, perché mi aspettavo un giocatore da bonus, ve l'ho detto, perché è forte di testa, si sa inserire. E la cosa strana è che contro la Lazio, nonostante giochi una grande partita, ancora al 90esimo ha la forza di andare per andare a trafiggere per l'ennesima volta Provedel. Oltre questo, oltre i bonus, ragazzi, è un giocatore anche da modificatore perché era quello che dicevamo anche nel video, occhio anche ai buoni voti di Del Prato. Poi diciamo che
oltre alle volte in cui segna e prende un 8, un 7 e mezzo, guardate anche quanti 6 e mezzo ha portato. Cioè, è vero che ci sono 2-5, però è vero anche che compensa ampiamente con tutti gli altri bonus. Poi passiamo a un giocatore del quale si parla così. Ah, ragazzi, vi ricordo un bel like, che oggi stranamente non ve l'ho detto, ma se vi va un bel like e iscrizioni al canale sono sempre ben graditi. Oliveira, ecco, qui faccio un altro appunto. Secondo me, mio modesto parere, io, come vi dico, guardo le partite, secondo me Oliveira prende sempre o quasi sempre quel mezzo voto in meno. Vi faccio un esempio anche di questa giornata. Questa giornata prende 6. Allora, se andate a vedere anche i commenti di delle pagelle di Fantacalcio, Oliveira è pericolosissimo sul colpo di testa, sul quale Milinkovic Savic fa un intervento incredibile, e poi in fase difensiva non sbaglia niente. C'è scritto solamente che spinge meno del solito, qualcosa del genere. Però poi vado a leggere le motivazioni di quelle di Di Lorenzo e dice: Di Lorenzo spinge pochissimo, bada solamente a fare una partita di copertura. E allora io dico: cavolo, Oliveira ha fatto bene in fase difensiva, è stato pericoloso col colpo di testa, ma perché non prende 6 e mezzo? E questo posso dirlo in tante altre partite, magari dove meritava 7 prende 6 e mezzo, dove meritava 6 e mezzo prende 6. È un giocatore che secondo me sta facendo bene, però i voti non lo premiano, e quindi dobbiamo anche tenerne conto. Però ripeto, anche contro il Toro è andato vicinissimo al gol e solo un grande Milinkovic Savic l'ha fermato. Il penultimo nome, Gallo, si è fermato per un piccolo problemino, ma da quello che ho letto non dovrebbe essere nulla di grave. Qui voglio fare i complimenti a Lecce, perché secondo me non ha rubato nulla nel pareggio contro la Juve. È vero che hanno rischiato anche di perderla, perché Thuram si mangia un gol incredibile, con Sesau prende un palo, tutto vero. Però poi, soprattutto nel secondo tempo, il Lecce è uscito bene, e alla fine secondo me non ruba nulla. Metto Gallo in evidenza, perché comunque in ogni partita fa una, due, tre sgroppate di quelle importanti, e poi crossa veramente veramente bene. Ed è un altro giocatore che non ha sofferto tantissimo con Sesau. È vero che con Sesau prende quel palo, ma se andate a vedere l'azione, è un'azione in cui lui rientra sul sinistro e calcia a giro, quindi non è un'azione in cui va a saltare Gallo. Poi è ovvio che comunque è un giocatore con Sesau fortissimo, ma devo dire che Gallo, secondo me, se l'è cavata bene. Ora sono un paio di partite che ha sempre avversari difficilissimi, un altro 6 e mezzo. Se guardiamo le ultime 5, ragazzi, 4 volte porta a casa un bel 6 e mezzo. E l'ultimo nome che porto in evidenza è Cuadrado. Ve l'avevo detto anche qui venerdì, vi ho detto occhio, perché vedo un Cuadrado che è vero che non è un titolare di questa Atalanta, però entra e fa sempre il suo. E Gasperini lo sta mettendo sempre, a volte sostituendo un esterno, a volte anche davanti, è capitato ultimamente più con gli esterni, e lui il suo lo sta facendo sempre, anche in Champions. Ecco, è un giocatore che sta dando respiro ai titolari, e questo è un qualcosa di cui dobbiamo tenerne conto. Se voi magari già lo avete in rosa perché avete preso Bellanova, perché avete preso Zappacosta, non lo so, secondo me è una risorsa che può essere utilizzata. Tanto se qualche partita non ci entra, ci sono comunque sostituti che possono andare a colmare un po' il voto. Ecco, però è uno che sta facendo veramente veramente bene. Andiamo a vedere un po', soprattutto nelle ultime, vedete, l'ultime due bonus, i 6 e mezzo, ecco, e anche i Champions ha fatto molto molto bene. Quindi fate attenzione. Spendo due parole su Roma-Atalanta. Era una partita in cui mi aspettavo un Atalanta che andasse a vincere, e così è stato. Non è stata una partita semplice, perché la Roma, secondo me, ha fatto un buon primo tempo in cui ha concesso veramente pochissimo
all'Atalanta e ci è andata vicino a vincerla, almeno a passare in vantaggio nel primo tempo, soprattutto col tiro prima di Paredes, parato da Carnesecchi, e col secondo di Manucunè, che esce veramente di niente, perché quando hanno fatto rivedere il replay a DAZN, sembrava quasi indirizzato all'incrocio dei pali, esce veramente di un non nulla. Poi nel secondo tempo Gasperini stupisce, perché prima tira fuori dal campo Retegui, che ormai è una consuetudine, ma poi fa uscire De Ketelaere, fa uscire Lookman, e dà ragione nuovamente lui, ragazzi. La va a vincere 0-2. E un altro nome che avevo detto forse nella live, se non sbaglio, di sabato, di venerdì, era De Ron. Ho detto occhio, che De Ron fa sempre gol contro la Roma, spesso ha punito la Roma, e anche in questa occasione, vuoi anche fortunosamente, però il più 3 comunque per chi l'ha schierato è arrivato. Ragazzi, se vi va, lasciate un bel like a questo video. Se vi è stato utile, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con i Fantaconsigli per la 15ª giornata di Serie A. Ciao ragazzi!